Salve ragazzi, sono ancora qui insieme a voi per proseguire l'avventura su Scribblenauts. Questo livello l'avevamo completato, sì, quindi possiamo cominciare ed andare avanti. Vediamo, vediamo. Carta buia, che a vedere dal disegnino direi che è una prigione. C'è Babbo Natale, Robin Hood anche direi. Oh mio Dio, Erza Scarlet! Questa è Erza Scarlet. Dammi qualcosa per mimetizzarmi nell'ambiente e permettermi di fuggire. Vediamo. Diamogli costume da cespuglio. Cespugliosa. Uffa, non c'è mai quello che voglio. Allora diamogli un beh. Vestito da poliziotto. Oh, ci sta benissimo con i baffi, ragazza. Mimetizzarsi e fuggire. Shh, zitti, zitti. Tu? Chi sei? Arsenio Lupin? Tutti i super cattivi hanno un animale malefico. Ne voglio uno anch'io. Bene. Cosa gli diamo? Diamogli un malefico furetto. Dai, un furetto! Mannaggia, neanche i furetti ci sono su questo gioco. Furetto. Ma no! Mannaggia, quello è un criceto malefico. Eccolo, criceto malefico. Al male piace la compagnia. Tu chi sei? Abbiamo bisogno di qualcuno che guardi queste televisioni tutto il giorno. Vedete, un teledipendente. E chi c'è meglio di un bravissimo nerd? Tieni. Il sogno della tua vita si sta per avverare. Fantastico. Lavoro da sogno, esattamente. Un'altra Erza Scarlet, ragazzi. Oggi fairy tale da tutte le parti. Allora, voglio parlare a qualcuno che mi guidi lungo il giusto cammino. Vediamo. Un sensei. Sì, senza. Grazie, gioco che mi correggi. Perfetto, vieni. Oro. Arigato. Ok, è diventata bianca angelica. Wow. Che più che angelica è scolorita. Su questo piano. Niente, Nisba. Si può proseguire. Andiamo su. Ok. Tu cosa vuoi? Dai, a ogni prigioniero un ricordo di casa. Un ricordo di casa. Pa-pa-pa-pa-pa. Compagni di cella. Ok, là il truzzo lì in alto. Voglio vedere proprio cosa vuole. Ogni persona deve avere un compagno di cella con cui ha qualcosa in comune. Il giocatore di football deve stare con uno sportivo. Bene, tu, vabbè. Vediamo, uno sportivo. Un giocatore di baseball. Tieni. Yeah, pure la gente che fa il tifo. Fantastico. L'elfling è stato catturato durante un'importante ricerca. Dai, un membro della spedizione. Un membro della spedizione. Gandalf. Il. C'è Gandalf. Vabbè. Tregone. Stregone grigio, vediamo se il gioco capisce. Nah, vabbè. Non ti è piaciuto? No? Vabbè, ho capito, dai. Elfo, questo ero sul sicuro. Elfo, creatura magica. Ma questo è un elfo di Babbo Natale, no? Non un elfo. Vabbè, a lui va bene lo stesso. Perfetto. Il sassofonista vorrebbe suonare con altri musicisti. Crea qualcuno da far entrare nella banda. Beh. Un pifferaio magico. Pifferaio magico. Tieni, suona con lui. Lo pifferaio magico. Tieni anche le rupi. Sì, le rupi, vabbè. Avete capito? Le grupi. L'attrice vorrebbe provare le sue battute con altri attori. Crea qualcuno dell'industria cinematografica con cui possa farlo. Attore porno. Parla con lui. Battute sono. No, niente porno. Ok. Solo attore, allora. Attore. Un attore d'opera. Oh mio Dio, è bruttissimo.
Lo scienziato ha bisogno di qualcuno con cui condividere le idee. Dagli un altro membro della comunità scientifica. Vediamo, vediamo. Archimede. Arachide. Che è magna arachide. Niente. Ok. Scienziato. Ma che sei armato di pistola? Cos'è sta cosa? Cos'è sta cosa dietro di me che fuma soprattutto? Il cosplay. Oh mio Dio, è un cosplayer quello. Il cosplayer è un grandissimo fan di videogame e anime. Crea qualcuno della cultura nerd a cui. Una cultura nerd, ma che. A cui possa parlare. A parte che definire sto tizio un cosplayer è un insulto a tutta la categoria, perché questo è un truzzo perso. Ok, allora, vediamo, vediamo, vediamo. Chi sei? Goku? Non lo sai. Non c'è Goku. Niente Goku. Allora, vediamo. Vorrei dargli un anime. Vai, Erza Scarlet, come prima. Niente Erza Scarlet. Ok, ci ho provato, sapevo che non sarebbe, che non avrebbe funzionato, ma. Allora, diamogli un anime? Anima, no. Un altro cosplayer, me la vado facile, cosplayer. Un altro truzzo come lui. Vai. Yeah, stellina. Che cavolo, devo scendere tutto fino a giù. Ma che è sto coso che fuma? Vabbè, scendiamo. Corri, corri. Ma come sono figo vestito da poliziotto? Corri, scendete. Presto, presto, presto. C'è un incendio. Gli scienziati di sopra stanno per fare un bordello. Stellina. Pow, pow. Parapapapapapapa. Parapapapapapa. Mi sono perso il mouse. Eccolo. Ok, tu nascondi qualcosa nella torta per aiutare il mio amico a scavare un cunicolo attraverso le pareti della prigione. Un cunicolo. Mettici una vanga dentro la torta, vedere se entra. Tieni. Wow, che tortona. Ma che è Rocky dei poveri? Ma dai, cioè non mi dire che si è buggata la missione. No, dai, sta tizia mi devo aprire la porta. Levate la. Ho capito, va. Dinamite. Accesa. Ma accesa intendo. Incendiata. Perfetto. Peccato che la porta non sia andata giù. Ok, ho capito, devo resettare il quadro, vero? No, però comunque non mi si è aperta la porta. Come faccio? Ah, datemi qualcosa, dai, una trivella. Attacca. Dai. Uffa, non posso romperla. Mannaggia, devo resettare il quadro. Bug del cavolo, anche qui mi colpite. Resetta. Per forza. E riecco Scarlet. E diamogli il vestito almeno scappa. Vestito. Vieni, riscappa. Ora, non fare cazzate. Fammi aprire quella porta. Una lima, almeno non ti perdi. Non sai nemmeno cos'è una lima. Che diavolo. Una pala. Pala. Tieni. Dai. Oh, finalmente mi ha aperto la porta. Il bug del cavolo. Ok, perfetto. E ora? Ah, doveva arrivare lui, ma non è arrivato. Ecco il problema, dov'era? Mostrami qualcosa del cortile in cui sono stato rapito. Cortile in cui stavo rapito. Che ne so io? Un albero, che vuoi? Albero. Così, albero, che ne so. Pianta. Ecco. Cespuglio.
manco scritto. E c'è spugli, ci stanno dentro sto gioco. Alberomini, almeno non... non entra. Tieni. Un alberello. Oh, che carini. Ma aprite ste porte, ma che è successo oggi? Ah, devo aprire io questa, ok. Scusate. Errore mio, ok. Ho fatto la cazzata io questa volta. Tu? Cosa vuoi? Questo posto frena la mia creatività. Aiutami a dipingere quest'uovo. Un pennello magico dal paese delle fiabe. Tiè. Mazza o le ova. Dammene una. Che poi fra l'altro ci stiamo anche avvicinando a Pasqua. Yeah. Cosa devo fare questa? Una sfida. Vieni più vicino per attivare. Vabbè, aspettate. Ok. Lo può mandare sopra. Aiuta Maxwell a evadere dalla prigione. Devo evadere. Sì. Pam pam pam. Dai, dai, evadiamo, evadiamo. Che devo fare? Ah, sono vestito prigioniero. Cioè, il look da pirata si adatta a tutto, ragazzi. Guardatelo, cioè, è fantastico. Maxwell deve scappare dalla prigione. Dai alla guardia, stanca un oggetto per sedersi e forse aprire la porta. Ok, diamogli una bellissima poltrona di quelle... di quelle serie. Addormentato, ah. La guardia ha aperto la porta, ma un fantasma blocca il passaggio. Non si può aprire la porta senza una presenza fisica. Ecco, fantasma. Mi mancava il fantasma. Napoleone qua. No. Vorrei chiamare gli acchiappa fantasmi, ma non mi pare il caso. Vivo. Ok, perfetto. Il fantasma ha spaventato la porta. E questo si è aperta. Un prigioniero implora un pasto abbondante. Dagli qualcosa di sostanzioso. Beh, giustamente, tipo un caro mio vecchio amico che apriva le porte a Rutti, lui lei la apre spaventandola. Allora, tu vuoi un pasto? Diamogli una zuppa. Zuppa di carote. Di carbone. Denim. Non so cosa sia. Cos'è sto pezzo? È un pezzo di carbone che piange. Ok, diamo qualcosa di più normale. E un classico hot dog che a noi piace tanto. E che a tutti piace. Magna magna. Gnam. Mmm. Il prigioniero ha distrutto la porta. Un detenuto ha accettato di far passare Maxwell, ma ha bisogno di un travestimento per ingannare la telecamera. Ok. Ecco qui. Tu vuoi un travestimento? Anche te vuoi. Vestito da poliziotto. Giustamente. Sa schivo da cellerino se lo prendono. Perfetto. Gestire un sistema di sicurezza è un lavoro solitario. Il programmatore è qui da molto tempo. Gli manca il suo animaletto peloso. Ecco, abbastanza ambigua la cosa. Dagli il suo migliore amico dell'uomo. Lo so io qual è il migliore amico dell'uomo. Dai. Ragazza sensuale. Senza. Serva. Avida. Ragazza fidanzata. Tieni. No, niente, una donna nuda. Tieni, vai, a parte che non è nuda, c'ha un... Cos'è? Cos'è? No? Sembra un pezzo di prosciutto, tieni. Ma non capisci un cazzo anche tu però, cioè, via. Sei proprio un nerd, oh. Dai, il migliore amico dell'uomo. Cucciolo di cane. Cos'è sto coso? Oh mio Dio, cos'è? È un essere... Uccidetelo, cos'è? Fatemi prendere la stella, almeno sparisce quello sgorbio che ho creato. C'è anche il cuoricino, non preferivi la ragazza? Parapapapampapampam. Parapapaparappa. Sì, lo so, sono matto, ragazzi. Ok. E ritiriamo la leva. Interagisci. Tu cosa vuoi? Ah, il licantropo non vuole nulla. La fatina. Cosa vuole la fatina? Voglio una zanna di quel lupo mannaro. Ma povero lupo. Vabbè, ok, devo ucciderlo. Datemi un macete. Carino. Attacca.
Ah, era la fatina dei denti, ecco perché voleva la zanna del lupo. Tu, babbo, cosa vuoi? Il cibo di questa prigione non è adatto alla mia dieta. Oh. Lo so, sei un panzone. Cosa vuoi? Del tofu. Devi restare a dieta, tiè. Oh, ma dai, quanto sei esigente. Diamogli un... patatine fritte. Tiè. Così il colesterolo ti sale. Brutto grassone che non sei altro. Infatti vedete, ho ingrassato. Una saponetta questa più che il soia. Via. Prima di fare la sfida facciamo gli innamorati qui su. Aiutami a colmare il divario tra me e la mia principessa. Ok. Direi che un ponte dovrebbe andare bene. Ponte di legno. Oh, ponte. Di legno. Qua sembra una passerella più che un ponte. Sbatto in testa la principessa, mi sa così. Eh sì, infatti. No, non cadere. Perfetto. Via. La principessa e la prigione. Vediamo, gli enigmi li ho completati tutti. No, me ne manca uno. Quale mi manca? Oh, tu. Queste torri di osservazione non hanno il bagno. Vediamolo. Ah, vuoi un bagno? Cesso. Ok, cesso non è proprio italiano, forse è per questo che non l'ha preso. Gabinetto. Gabinetto sanitario. Tieni. Beh, mi sembra anche giusto, poverino. Ok. Bene, ora vediamo. Ma sì, ho il tempo per fare questa sfida. Vediamo come si chiama. Prendi lo starite nella torre. Certo che chiamarle stelline sarebbe troppo facile. Completa la sfida per raggiungere lo starite. Comincia uscendo da questa stanza. Ok. Come riesco a questa stanza? Questo bottone direi che è la mia. Ah, ok, devo tenerlo premuto. Un cubo. Un corridoio di fuoco blocca il passaggio. Mettiti in salvo attraverso la porta. Ok, ho capito. Se sono fuoco. Ignifugo. Corri! Sono troppo furbo, sono troppo furbo. Vai fino alla porta successiva. Attento che, agli oggetti che cadono. Sta attento agli oggetti che cadono. La porta. Wow, che culo. Ce l'ho fatta. Il robot è di guardia, mettiti in salvo rapidamente, rapidamente. Ah, mi spara, ecco perché rapidamente. Supersonico. Oh, non mi sparare, eh. Corri, 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 corri. Lo starite può essere preso, prendilo subito, ragazzi. Questa cosa è qua. Sapevo io. Lo starite è stato distrutto, sì, vabbè. Vai alla macchina del tempo per rimettere le cose a posto. Oh, ma quanto fai male? Facciamo così, eh. Datemi le mie ali. Un blocco. Aggettivo. Mini. Perfetto. Olè. È ora di uscire. Premi l'interruttore per aprire la porta. Ok. Che te pareva? Vabbè, ci passo sotto. Trovo un modo per attivare. Attraversare la prigione. Attenzione, potenziali pericoli. Tastone. Via, via, via. No, devo trovare qualcosa. Un palloncino. Ottimo. Un temporale con fulmini protegge la parte superiore della prigione, attraversa il tetto. Beh, questa mi sembra la parte abbastanza facile. Vai, 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 ce la posso fare. Perfetto. Vai alla macchina del tempo, ma fai attenzione alle violente raffiche di vento. Quegli spuntoni sono pericolosi. Ok, ho capito. Se io scendo, il vento mi sputa in testa.
mi sputa sul spuntoni, quindi facciamo così. Vediamo se funziona. Pesante. Alcuni aggettivi che cambiano attributi? Vabbè. Oh, non riesco nemmeno a muovermi, wow, quanto sono pesante. Perfetto, non ha avuto effetto il vento. Tutte le sfide sono state completate. Usa la macchina del tempo per attraversare una seconda volta. Per avere una seconda possibilità di prendere lo stralcio. Scusate, mi sono un pochino rimbambito. Viaggia nel tempo. Ma bellissimo. Lo stralcio non è ancora stato distrutto, prendilo. Guardate l'effetto pellicola antica, fantastico, questo gioco lo adoro. Presto la stellina! Yeah! Presa la stellina! Livello completato! Sì, ce l'abbiamo fatta! Wow, questo è veramente lungo, non pensavo. Ma ancora solo lentissimo. Sì, vabbè, non ci interessa. Va bene, ragazzi, il livello è stato completato. Io come al solito vi saluto e vi rimando al prossimo video. Quindi ciao ciao!